Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, Fiat Uno, GPL, Broni, Stradella, in direzione Romagnese. Allora, intanto aprite le orecchie, naturalmente in maniera scherzosa. Comunicazioni di servizio, ho due richieste da farvi. Numero uno, sto cercando con urgenza un falegname in zona Pavia, o comunque disposto a spostarsi fino alla provincia di Pavia per due miei amici. Quindi chiunque fra i miei valorosi ascoltatori espleti in maniera professionale o comunque sia capace di fare il falegname per delle finestre, WhatsApp 340-788-1174. Notizia numero due, che è importante anche questa. Allora, l'altro giorno, tra 12.000 imprecazioni, ho rotto la chiavetta USB dove all'interno avevo la lista di tutte le persone che stanno acquistando in prevendita il libro La potenza del corpo umano, il gorilla non serve una lara per vivere in salute, primo manuale di girismo sul campo, un libro meraviglioso dove vi spiego di punto, dall'inizio alla fine, tutto quello che ho imparato in 15 anni su salute, alimentazione, tutto e di più. Un libro favoloso. Allora, detto questo, disclaimer pubblicitario, detto questo, avevo un backup di questa chiavetta USB, ma molti dati me li sono persi. Allora, intanto ho bisogno, cortesemente, che tutte le persone che mi avevano scritto per la prevendita del libro, e alle quali avevo detto che vi avrei poi scritto allora quando fossimo stato in procinto, tutte le persone che non hanno ancora ricevuto nessuna comunicazione da me per il pagamento del libro e che mi avevano già scritto preordinandolo, siete pregati di riscrivermi a libri@pietrobisanti.it. Questo indirizzo email, lo stesso vale per chi voglia ordinare il libro ex novo. E adesso andrò a recuperare tutte le mail nel cestino in modo tale da riuscire comunque ad aggiornare invece il database per le persone che hanno già pagato e che mi avevano già comunicato, insomma, indirizzo e tutto, che avevano comunque già provveduto a pagare. Quindi, se avete acquistato il libro mi avete scritto in prevendita comunicandomi il vostro indirizzo, numero di copie, e poi io non vi ho più scritto, allora vi prego di mandarmi una mail nuovamente per ricordarmelo, così possiamo formalizzare il tutto. Dopodiché, in corso d'opera, se ci dovessero essere ulteriori richieste di persone che invece hanno già pagato, allora lì vedremo, non vi preoccupate, tanto la mia mail è sempre aperta, nel caso poi al momento in cui il libro verrà spedito non doveste riceverlo perché c'è stato questo fraintendimento, mi scrivete e risolveremo tutto. Molto bene, ho detto tutto? Sì, ed ora a bomba! Allora, andate a vedere, anzi adesso sapete cosa faccio, mi fermo un attimo e leggerò assieme a voi questa notizia che ho letto oggi, un'altra notizia che mi porta a chiedere di cavarmi gli occhi. Adesso abbiate un attimo di pazienza, che appena un secondo mi accosto e vi leggo una notizia. Allora, eccoci qua, accostiamoci un attimo qua, va. Mettiamo le quattro frecce, sennò questi babbalocchi. Allora, vi leggo dal mio altro telefono una bella notizia. Allora, vediamo un po', Anzi, togliamole, che tanto sono ben accostato. Allora, vediamo se la troviamo. Allora, vediamo un po', abbiate un secondo di pazienza, che la troviamo subito. Allora,
Allora. Allora, abbiate pazienza, l'avevo vista qui, ma non ci sono, quindi la cerchiamo su Google. Riguarda i gatti. Allora. L'avevo visto su, se non sbaglio. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. I gatti potrebbero vivere fino a 30 anni. Merito di un farmaco innovativo, il ricercatore giapponese Toru Miyazaki, chissà l'ultima trombata quando se l'è fatta sto qui, sta sperimentando un farmaco che potrebbe allungare la vita dei gatti fino a 30 anni, quando si condivide la propria quotidianità con un gatto. Quello che si spera è che abbia una vita felice e lunga, nonostante l'aspettativa di un felino sia di 12-15 anni, ma che cazzo dite, 12-15 anni con la vita moderna che gli fanno fare i gatti, è difficile rassegnarsi alla sua scomparsa. Questo probabilmente è quello che deve aver pensato il dottor Toru Miyazaki, un ricercatore giapponese che con la collaborazione del suo team sta sperimentando un farmaco che potrebbe far vivere i nostri gatti fino a 30 anni. I gatti sono animali atletici che secondo una leggenda sarebbero dotati persino di 7 vite, ma a mettere a rischio la loro salute c'è una malattia renale cronica. Questa patologia si manifesta intorno ai 10 anni di vita e colpisce in generale un gatto su 3. La colpa, sentite bene, la colpa dei problemi renali dei felini è da ricercare nella proteina inibitore dell'apoptosi dei macrofagi. Cosa devo leggere? Presente in molti animali. Nel caso di Micio, questa proteina non funziona correttamente e lo porta a sviluppare complicazioni renali. Perdere la funzionalità renale per i pelosi vuol dire avere una qualità della vita compromessa. Ecco perché con i suoi studi, lo scienziato giapponese vuole non solo prolungargli la vita, ma renderla anche più piacevole. Grazie, come ti chiami? Brutto figlio di puttana. Toru Miyazaki, bravo! Il dottor Miyazaki, con il suo team di ricercatori, ha lavorato in laboratorio per creare un farmaco attualmente in fase di sperimentazione clinica. Se tutto va bene, il rivoluzionario medicinale sarà disponibile entro il 2025. In base ai test recenti, si è scoperto che il farmaco AIM è in grado di curare la malattia cronica e di migliorare la condizione dei pelosi. Ma pelosi? Pelosi, sì, e perché non chiamate peloso anche quel mio collega, ex collega alla stazione di Trieste? Che quando un giorno l'ho visto fare la doccia, penso che in realtà un gorilla fosse pelato al confronto. A darne conferma la sperimentazione effettuata su un gatto a cui rimanevano poche settimane di vita. Gli studiosi hanno riferito come si siano visti miglioramenti immediati subito dopo la somministrazione. Inoltre, il potenziale del vaccino, tra virgolette, certo, dovete chiamarlo così, è quello di prevenire la malattia cronica, così da aumentare la qualità della vita da quattro zampe. Dei quattro zampe di consentirgli di raggiungere persino i 30 anni. Che studio incredibile su un gatto, oltretutto. Dobbiamo credergli sulla parola. Allora, un farmaco accessibile a tutti, anche se il farmaco è ancora in fase di test clinici, il dottor Miyazaki pensa già al futuro. Il ricercatore nipponico, infatti, vuole rendere il prodotto accessibile a tutti, abbassandone il prezzo e facendo sì che sia acquistabile anche da chi non se lo può permettere. Una visione che probabilmente deriva dal modo particolare in cui si è svolta la ricerca. No, no, no! Che libro cuore questo articolo. Durante la pandemia di Covid, infatti, i finanziamenti per lo studio sono stati interrotti. Grazie però al passaparola e al crowdfunding, molte persone hanno iniziato a donare con la speranza che la ricerca potesse proseguire. Un segno di come questo farmaco, nel momento in cui verrà approvato dal Food and Drug Administration, avrà un grande successo. Signori, riparto che sto per vomitare, porca troia, sto per vomitare, vomito adesso. Allora, andiamo e commentiamo questa idiozia che ho appena letto. Allora, nessun riferimento, no? Allo stile di vita, all'alimentazione, niente. Questa è la società moderna. La società moderna che dice: prendi questa pillola e vivrai 30 anni. Non vivi male, vivi di merda, muori, crepi prima, oppure se non crepi prima, fai una vita di merda perché vivi male. Allora, cominciamo veramente a mettere i puntini sulle i. Il principale problema della dipartita
prematura dei gatti sono i punturini, e sapete cosa intendo per punturini, che vengono fatti annualmente dagli inconsapevoli quando va bene e menefreghisti quando va male, padroni di un cazzo naturalmente, e sono i sarcomi, sono i tumori. I punturini annuali fatti ai gatti sono devastanti, sono la principale causa di ammalamento e di morte. Numero due, un gatto alimentato e facendolo e fatto vivere secondo natura è un gatto che può comodamente arrivare a 20 anni. I gatti vivono poco e male a causa della sovramedicalizzazione e del, oltretutto, sovramedicalizzazione dovrebbe sottintendere che una medicalizzazione normale sia necessaria, mentre in realtà un gatto, come un essere umano, non ha bisogno di niente, se non nelle emergenze. Quindi la scarsa aspettativa di vita e la scarsa qualità di vita sono direttamente connesse allo schifo a cui noi sottoponiamo i gatti dalla mattina alla sera. Numero due, è vero, come dice questo articolo, che un gatto su tre sviluppa problemi renali nel corso della sua vita intorno ai 10 anni. Verissimo, verissimo e verissimo. E questo a che cosa serve? Serve ad incentivare e a foraggiare veterinari e case farmaceutiche e al tempo stesso a creare e a incentivare tutti i costosissimi alimenti renal, mangimi renal per i gatti, che non fanno altro che farvi pagare a peso d'oro proteine di patate e proteine di piselli che sono a basso livello proteico, in modo tale da, secondo il loro scriteriato punto di vista, andare a arginare, certo non sconfiggere, le problematiche di natura renale, senza sapere, e oppure facendo finta di non sapere, che i reni dei vostri gatti si sfasciano non con le proteine e con i grassi animali, che sono la loro alimentazione cruda in natura, ma si sfasciano a causa delle crocchette soprattutto e del mangime umido in seconda battuta, che oltre a contenere grosse quantità di carboidrati da cereali, oltretutto le poche proteine, i pochi grassi che contengono sono completamente denaturati dalla cottura. Quindi, in buona sostanza, è il cibo cotto e soprattutto i carboidrati cotti che distruggono i reni dei vostri gatti, che poi vengono curati, tra 12.000 virgolette, da mangimi renal costosissimi che in realtà contengono a loro volta grossissime quantità di carboidrati che vanno silentemente a continuare a spaccare i reni dei vostri gatti facendo finta di guarirli, perché vanno a alleggerire, tra virgolette, temporaneamente i reni eliminando le proteine, ma proseguono nella loro opera di distruzione che è iniziata proprio con i carboidrati e con le proteine, con i grassi animali cotti ad altissime temperature. Se vi doveste trovare con un gatto che mangia crocchette da anni e si ritrova con i reni distrutti, quello che secondo me è da fare è spostarsi, dato che paradossalmente i carboidrati distruggono i reni dei gatti, ma al tempo stesso, e quindi si ritrovano, dato che le proteine sono comunque un alimento che incide molto sulla funzionalità renale, pur essendo dei carnivori puri, si ritrovano in quelle condizioni causate dai carboidrati a non riuscire a digerire le proteine. Quindi che cosa si fa in quel caso? Dal mio punto di vista, rimpinzarli di carboidrati per evitare le proteine significa comunque avere un temporaneo sollievo per poi portarli comunque alla morte. Dal mio punto di vista bisogna giocare invece sui grassi. Cosa farei se avessi un gatto, ma anche un cane, con grosse problematiche di natura renale? Mi sposterei su della carne grassissima, lardo,
pancetta, quindi maiale, agnello, carni molto 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 grasse, in modo tale da alleviare il carico proteico sui reni rovinati dai carboidrati, in modo tale da dare il tempo ai reni di rimettersi in sesto per poi ricominciare con un apporto proteico e una ratio proteine grassi corretta. Signori, avete visto come vi prendono per il culo? Vi prendono per il culo, non gliene frega niente, proprio con questi articoli vi prendono per il culo. Cioè vi continuano a dire: non vi preoccupate, ingozzatevi come volete, fate quel che vi pare, tanto alla fine sono io, che dottor Miyazaki, che troverò la pillola per farvi vivere fino ai 100 anni. Signori, meritano solo una cosa, cioè la mia vecchia canzone che adesso torna in auge: vedo un branco di lobotomizzati, merdi, cuccoli e veterina cuccoli con la bava alla bocca, ma vengono ascoltati da un sacco di capre bellanti, che si bevono tutto come l'orso Yogi, e naturalmente gli piace fare la fine della rana bollita, crococro, crococro, crococro. Signori, ragionate con la vostra testa, occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.